Nell'ambito dei circuiti che utilizzano le particolari proprietà dell'amplificatore operazionale, analizziamo in questo video l'inseguitore di tensione, o buffer. Partiamo dal problema da risolvere. Un segnale, dal blocco A, deve passare al blocco B. Purtroppo il blocco B richiede una corrente che il blocco A non può fornire. Tecnicamente, il blocco A presenta un'alta impedenza di uscita, mentre il blocco B presenta una bassa impedenza di ingresso. La soluzione è quella di interporre un inseguitore di tensione. Vediamo come agisce questo semplice circuito. In un altro video, ho trattato l'amplificatore non invertente con retroazione negativa. Il guadagno di tensione, ovvero il rapporto tra tensione in uscita e tensione in ingresso, risulta pari a 1 più R2 fratto R1. Se azzeriamo la resistenza del resistore R2, il circuito e la relativa espressione del guadagno si trasformano nel modo visualizzato. Il valore 0, diviso qualsiasi valore possieda la resistenza del resistore R1, dà valore 0. Il guadagno si porta al valore 1, cioè la tensione di ingresso risulta uguale alla tensione di uscita. Il resistore R1 diviene teoricamente ininfluente. E così arriviamo all'inseguitore di tensione. Un circuito che presenta in uscita la stessa tensione presente in ingresso sembra inutile. Ma in questo caso, grazie alle qualità dell'amplificatore operazionale, cioè elevata impedenza di ingresso e bassa impedenza di uscita, può erogare una corrente relativamente elevata, assorbendo in ingresso una corrente trascurabile. Un inseguitore di tensione, posto tra due blocchi, non varia il valore della tensione, ma permette al blocco B di assorbire corrente, senza disturbare il blocco A.